Ciao ragazzi, dunque, l'Inter scivola 11 punti dalla Juventus, proprio prima di Juve-Inter. Allora, lungi da me fare lo sborone, perché comunque venerdì sarà durissima, venerdì sarà durissima perché l'Inter viene da due sconfitte e un pareggio, quello di stasera. Ma attualmente, oggi, chiaramente un pochettino gioisco. Io non sono uno di quelli che gufa l'Inter perché l'Inter. Ho gufato un po' l'Inter per una questione di classifica e basta, perché francamente non me ne frega nulla, sinceramente, di gufare per una cosa o per quell'altra. Però, giustamente, per una questione di classifica, ho gufato l'Inter, che comunque l'Inter la reputo una delle rivali per lo scudetto. Anche se secondo me la rivale principale rimane il Napoli. Detto questo, io oggi ho visto una partita molto bella, giocata da due squadre che l'hanno giocata all'inglese, cioè senza particolare attitudine a difendere. Questa l'ha resa molto pazza come partita. Infatti l'Inter ha segnato forse il momento migliore della Roma, l'1-0. La Roma ha trovato il pareggio forse il momento migliore dell'Inter. Poi si sono date di santa ragione a livello proprio di occasioni da una parte e dall'altra. Allora, c'è un rigore clamoroso sulla Roma al primo tempo, cioè proprio quello su Zaniolo è veramente incredibile, però poi alla fine la Roma è riuscita a pareggiare, eccetera, eccetera, eccetera. Proprio su Zaniolo volevo dire che quest'estate molti mi hanno preso in giro, perché io dicevo che la Roma aveva guadagnato tantissimo dallo scambio Nainggolan-Zaniolo, Nainggolan che poi era Nainggolan per Zaniolo e Santon, quindi comunque due giocatori più soldi. E io dissi che secondo me la Roma ci aveva guadagnato, perché Nainggolan già l'anno scorso era in calo parecchio e Zaniolo l'avevo visto con la primavera e stava facendo delle cose eccezionali. E tutti a dire, ma Zaniolo però devi aspettarlo, Zaniolo devi aspettarlo, Nainggolan è pronto, no? Nainggolan è pronto. E in realtà Nainggolan non è pronto, nel senso che Nainggolan ha un sacco di problemi, credo, personali più che di campo, mentre Zaniolo è un ragazzo che sta già facendo vedere che si prenderà molto probabilmente, molto probabilmente, la titolarità, insomma, la titolarità anche della nazionale. Adesso sto vedendo la statistica, stiamo facendo vedere di Italia Lombardia che l'Inter ha esattamente 7 punti in meno dell'anno scorso. Non è poco, ragazzi, non è poco. Non è poco. No, 7 punti in più, 7 punti in più. 7 o 7 punti in meno. Non l'ho letto bene, perché adesso sto parlando qua, quindi. Detto questo, l'Inter secondo me ha alcuni problemi, ce li ha, oltre a Nainggolan che oggi non c'era. Secondo me la difesa dell'Inter è un po' sopravvalutata, perché secondo me De Vrij e Skriniar sono due buoni giocatori, ma non capisco come si possano definire la miglior difesa d'Europa. Cioè, sinceramente, ci andrei piano con questi questi aggettivi, questi titoli, mettiamola così. E poi secondo me l'Inter ha dei ruoli dove è un po' scoperta. Samuel è un ottimo giocatore, però Alessandro è un'altra cosa, cioè, e Cancelo è un'altra cosa. C'è una squadra che fa giocare ancora D'Ambrosio, che secondo me D'Ambrosio è un buon giocatore, non lo so, però cioè, secondo me difficilmente troverebbe un posto in una grande squadra, oltre l'Inter, voglio dire. Quindi, cioè, non so se è tanto più forte di Santon, se proprio vogliamo essere onesti e sinceri. Sul gol ho sentito dire che molti stanno dando adesso la colpa ad Handanovic, perché il tiro era Handanovic, ragazzi. Handanovic lì, cioè, non ha neanche visto partire il pallone, semmai lì allora lo fa Skriniar, perché gli copre il palo, questa è la visuale di Handanovic, giocatore della Roma è qua, tira, e quando tira Skriniar fa questo lavoro qua. È chiaro che poi il pallone passa dritto per dritto e Handanovic non lo può vedere. Secondo me il rigore è una sciocchezza clamorosa di Brozovic, cioè, lì non può un giocatore. Brozovic ogni tanto veramente è un giocatore che a me piace anche, ma fa delle cazzate incredibili, questa è proprio una sciocchezza incredibile. Comunque, detto questo, da Juventino non mi resta che godermi questi 11 punti di distacco. E adesso vediamo domani. Non mi aspetto il miracolo, però sarebbe bello, sempre per i fini della classifica, se l'Atalanta dovesse fare un piccolo regalino, che non vuol dire vincere, ma un pareggino magari, sapete. Non sarebbe del tutto male, insomma, però va bene, insomma, mi accontento di così. Mi accontento di così, è venerdì. Ci giochiamo questo big match, non vedo l'ora, perché è veramente una bella partita. La temo, come temevo il Franchi, come temerò la Roma, come temo il derby.
Però, insomma, non vedo l'ora perché quando vedi queste belle partite, poi se sono come quelle di stasera, insomma, credo che sia anche bello vederle, ecco. Ragazzi, io chiudo qua il video, me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!